Adriana Polibortone piazza subito in Puglia la bandierina di Alleanza Nazionale Punto 2. Dopo la prima riunione a Roma con gli 8 fondatori, Buonasorte, Buonfiglio, Menia, Nania, Romagnoli, Storace e Tofani, parte la mobilitazione sui territori al fianco dei sostenitori regionali della senatrice. Dal 9 dicembre inizierà la raccolta firme per le elezioni al Parlamento europeo di 73 rappresentanti del nuovo soggetto politico. Noi abbiamo come desiderio, il nostro grande auspicio è quello che si possa riunire tutta quanta la destra. Abbiamo soprattutto lanciato un appello all'unità della destra e quindi anche a Fratelli d'Italia o a quanti in Fratelli d'Italia appartengono al percorso di Alleanza Nazionale, perché si vogliano ritrovare in quest'unico soggetto. Non ha dubbi la Poli sull'errore storico della nascita del PDL, una fusione a freddo dal predellino che oggi avvalora le critiche dell'epoca. I fatti purtroppo, devo dire, hanno dato ragione, avrei preferito avere torto forse in questo momento, ma purtroppo mi hanno dato ragione e quindi si rifà Forza Italia e io mi auguro che Alleanza Nazionale si rifaccia con i tanti che all'epoca erano entusiasti di Alleanza Nazionale e che mi auguro che quell'entusiasmo non abbiano messo da parte.